Buongiorno Fagnano, eccoci col video di informazione dell'amministrazione comunale del venerdì. Inizio con una comunicazione che ci è giunta da Alfa, la società che gestisce l'acqua nel nostro territorio e in tutta la provincia di Varese. Ci viene detto che nell'ambito della modernizzazione dei sistemi gestionali, partita qualche mese fa, quella di aggiornare insomma il sistema delle fatturazioni, potrebbero esserci delle problematiche magari sulla questione delle letture, nell'interpretazione della bolletta. Quello che vi invito a fare è, magari se non lo segnalate al comune, chiamare il numero verde gratuito di Alfa che è 800 103 500 oppure rivolgendovi direttamente agli sportelli di Alfa presenti sul territorio. Altra comunicazione di servizio, come già detto la settimana scorsa, martedì 9, dalle ore 9 del mattino alle ore 17, questo dice l'ordinanza, la via Tronconi sarà chiusa per lavori in corso per la sistemazione dei chiusini dei tombini e quindi anche la riparazione di qualche buca presente su quella via. L'ordinanza dice dalle 9 alle ore 17, molto probabilmente se i lavori dovessero finire prima, la via aprirà prima, per sicuramente non aprirà più tardi delle 17, questo è quello che dice l'ordinanza. Passiamo agli eventi che ci sono questo fine settimana. Domani, sabato 6 aprile, dalle ore 10 alle ore 12, l'associazione Salvatore Orru, in collaborazione con l'istituto comprensivo della nostra scuola di Fagnano Lona, propone le visite accompagnate alla scuola di Aldo Rossi, la scuola Orru di via Pasubio, per conoscere la storia e gli aneddoti legati all'edificio, visitato da architetti e studenti provenienti da tutto il mondo. Per chi non avesse ancora prenotato può farlo anche all'indirizzo mail. Mentre sabato alle ore 10:30 invece avverrà l'inaugurazione ufficiale del comando di corpo di polizia locale presente in vicolo Sereni. La cittadinanza tutta è invitata a partecipare alle ore 10:30. È un evento parecchio atteso da tanti anni e quindi è un'occasione anche di festa. Passiamo invece agli eventi di domenica e domenica in Piazza della Repubblica, la Piazza Mercato, la Proloco propone il mercatino delle attività hobbistiche, mentre alle ore 17 presso la sede della cooperativa La Valle di Ezechiele di via Colombo ci sarà la messa della Divina Misericordia. Non mi resta altro da aggiungere, vi auguro un buon fine settimana, un buon inizio di settimana nuova e al prossimo video. Grazie a tutti.